Ciao a tutti ragazzi, oggi vorrei dire la mia sulla beta run in Call of Duty. Allora, anzitutto io come sapete già non sono un granché a Call of Duty, però almeno so giocare. E in questo momento, oltre a giocare alla difficoltà soldato, gioco anche all'esperto. Cioè, vi ricordate nei miei video, ovviamente dico per quelli che mi seguono, vi ricordate nei miei video che io giocavo in Recon. Ecco, adesso io ho iniziato a giocare in soldato, dopodiché ho iniziato con l'esperto. Ho iniziato anche con l'esperto. E quello lì faccio molta fatica all'esperto ancora, però ci gioco con la difficoltà e prima o poi riesco a superarli i livelli. Poi c'è la veterano che è questa qui che proprio non riesco a giocarci. Proprio è impossibile, non riesco a giocarci. No, l'ho colpito di nuovo, infatti. Ecco, il brutto è che morite in soli tre colpi, per cui appena ricevete un colpo dovete subito rimettervi al riparo per pura sicurezza. Ok, comunque Call of Duty è più divertente così. In veterano è più divertente proprio. Cioè, questa difficoltà qua è più divertente di tutte le altre. Cioè, quando le difficoltà sono troppo basse, non è che ti diverti proprio più di tanto. Poi dipende dalla persona, naturalmente. Ma io non è che mi diverta più di tanto. Ormai in difficoltà recluta, è diventato troppo facile. Hai 12 colpi per morire e i nemici neanche ti colpiscono mai. Invece poi in veterano hai solo 3 colpi per morire e i nemici appena ti vedono ti sparano all'istante e ti beccano in testa, volendo. Cioè è una cosa ben diversa, voglio dire. Ad esempio qua ho ricevuto 2 colpi e me ne rimaneva solo uno per morire. Io riesco un po' a giocarci alla veterano. Io inizio sempre ogni livello che gioco al veterano e poi se proprio non riesco ad andare avanti metto la difficoltà un po' più semplice. Io adoro lo spastrocito. Mio Dio, la bomba. Bomba atomica, vedete che sono migliorato in effetti rispetto alle altre volte. Ho capito che soffri, beh, quelli che vanno in guerra soffrono sempre. Un solo colpo e ti dannano così tanto. Ho capito, ma dove sono sti nemici? Non riesco a vederli. Dov'è che spari? Basta, io vorrei ammazzare questi nemici. Bisogna. Oh cacchio! Ecco, e appena voi non sapete dove si trovano i nemici, loro vi sorprendono e vi uccidono. Ah, non vi preoccupate, se anche quella può sembrare una crepa, state calmi che non è una crepa. Oh, sono morto. Chissà per quale motivo, sono andato nelle fiamme oppure mi hanno sparato loro? Cioè, tranquilli che quella lì nella TV non è una crepa, ma è solamente il filo del caricatore del mio cellulare. Per cui non vi preoccupate. Ok, e quando io proprio non riesco a superare, quando proprio non riesco ad andare avanti col veterano, cambio subito e metto l'esperto. E allora sì che nell'esperto riesco un pochino a giocare di più in questi casi qua. Però come potete vedere io non sono un granché. Qua in veterano devi essere sempre al massimo con l'allerta e per sicurezza metterti la mira assistita.
non so mai da dove ti vengono tutti questi amici. Ah, eccolo lì. Agli al fuoco. Libero! E quando in queste parti qua avete finito, non mi resta che andare avanti e sperare che ci sia stato un altro checkpoint. Vieni qui, vieni qua. Ah, l'avevo ammazzato. Bene. Oh mio Dio. Sono forti questi nemici, appena ti vedono ti sparano. È molto difficile. C'è un amico che giocava in veterano, a proposito, giocava in veterano con lo Duty MV2 e MV3 ed è riuscito a finirlo normalmente. Mio Dio, la bomba. Ah, vabbè, dai, difficoltà minore, riduco esperto. E quando gioco all'esperto gioco già molto meglio del veterano. Oh mio Dio. Oh mio Dio. Oh. Che cazzo, l'ho sparato, uffa. No. Comando. Ah, ma le mie stesse munizioni. Ah, e qua un solo colpo si ricarica la vita immediatamente anche. Comunque il veterano è veramente molto realistico, cioè pochi colpi per morire, nella realtà te ne servirebbe uno, massimo tre per morire. Vabbè, perché nella realtà non ti si sparano questi proiettili eccetera. Ad ogni modo, e assomiglia molto alla realtà secondo me questa veterana qui. Granata pronta! Aia! Soprattutto questo livello qua l'ho fatto e rifatto, per cui lo conosco, e ho voluto fare questo qua come esempio. Certo che questi nemici però sono forti. Forti si nemici veramente. Ok, ricevuto l'Imanite. Se volete andarvene è meglio che vi diate una mossa. Andiamo! Ho capito, a questa porta allora. Dovrebbe essere in una di queste stanze. Mason, va alla porta in portata 9! Oh! Oh, qua ho preso un colpo la prima volta in effetti. E viene il mio amico ad aiutarmi. Eccolo qua, Reznov. Come sei fuggito da Vorkuta? Non pensavo di vederti vivo. Neanch'io, amico mio. Ho con me un messaggio che il tuo governo farebbe bene ad ascoltare. Quindi questo è un po' quello che penso dell'esperto e del veterano. Secondo me il veterano in Black Ops ti richiede proprio una buona preparazione prima di giocarci, per riuscire a fare anche solo una piccola parte. Poi invece per l'esperto ti vuole poco per riuscire a fare almeno qualcosina. Ecco, questa qua è la parte che voglio di più di tutte. Comunque la difficoltà in cui gioco meglio è il soldato. Io gioco molto spesso la difficoltà soldato, alla missione finale anche quella di gioco è il soldato. Io vi ringrazio per aver visto questo video che mostrava la mia su Call of Duty Black Ops, su veterano e su esperto, ecco. Pazzo, uccidilo. Ok, aspetta un attimo che devo prima, eccolo qua, ecco il pulsante radio.
Bene, grazie per aver visto questo video, ci vediamo alla prossima, ciao ragazzi.